La pace dei santi sia con voi. Il 10 giugno la Chiesa celebra la memoria della beata Diana degli Andalò, vergine, nata a Bologna verso il 1200. Ammiratrice dei primi predicatori, appoggiò il beato Reginaldo d'Orleans, uno dei padri predicatori mandati da San Domenico a Bologna, nella compera della località di Vigne, contigua alla chiesa di San Nicolò, la futura chiesa di San Domenico. L'atto porta la data del 14 marzo 1219. Quando nell'agosto dello stesso anno San Domenico andò a Bologna, Diana, con altre giovani dame, fece nelle sue mani il voto di vita religiosa. L'anno dopo chiese a San Domenico di poter fondare un monastero. Si decise così l'acquisto di un terreno a tale scopo alla periferia della città, ma il vescovo negò la sua autorizzazione. Il 22 luglio 1221 Diana entrò nel monastero delle canonichesse di Ronzano, ma ne fu strappata dai parenti con la violenza. Nel trambusto la ragazza ebbe una costola rotta. San Domenico la consolò con lettere oggi perdute. Poté tuttavia tornare a Ronzano, dove dimorò fino al giugno 1223. Dopo che il beato Giordano di Sassonia, successore di San Domenico, ebbe fondato il monastero di Sant'Agnese, Diana vi vestì l'abito dell'ordine e ne fu eletta superiora. Morì nel 1236. Buon onomastico a tutte coloro che portano il nome della beata Diana ed auguri a quanti il 10 giugno festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza.